Don Igor, lei che è il nuovissimo direttore della Caritas diocesana, ci vuole illustrare questo progetto? Sì, si tratta di un progetto che parte da un'idea del vescovo ed è un progetto di solidarietà che mira a creare un fondo bancario per poter organizzare e creare appunto dei tirocini formativi per tutti coloro che in questo periodo segnato dalla crisi hanno appunto attraverso questo fondo la possibilità di rientrare nel mondo lavorativo. Ed è un progetto che parte dall'idea che tutti possono fare qualcosa per gli altri, per questo è un progetto di solidarietà ed è un progetto in cui tutti appunto hanno la possibilità di aderire attraverso l'equivalente di un'ora del proprio stipendio netto, sia mensilmente o trimestralmente o anche occasionalmente, attraverso cui ecco, c'è la possibilità di poter creare questo fondo che poi verrà destinato attraverso la gestione della Caritas diocesana, verrà destinato a coloro che avranno la possibilità appunto di reinserirsi nel mondo lavorativo. Che importanza a livello sociale ha la carta d'impegno? Beh, creare proprio una mentalità di solidarietà, e quindi di condivisione tra tutti i lavoratori, tra tutte le persone che hanno la possibilità oggi di avere un lavoro fisso, retribuito, e persone che invece ormai da tempo si trovano in cassa integrazione o addirittura non sono più, è brutta la parola, riassorbibili. No? Nel mercato del lavoro, perché oggi ci si trova proprio davanti ad una situazione del genere. Si fa appello all'industria personale, alla buona volontà, si fa appello a tante cose, però la realtà lavorativa è questa. Allora, come rappresentante delle associazioni sindacali, voi come vi comportate? Dunque, innanzitutto mi presento, sono Salvatore e sono rappresentante del sindacato UGL. Noi ovviamente siamo stati invitati proprio per partecipare a questa operazione sociale, Un'ora per te, e noi praticamente riportiamo pari pari questa richiesta ai nostri iscritti, in modo da poter anche noi fare quello che possiamo sostenendo quest'opera che riteniamo molto meritevole.